mentre ci massaggiamo, dicevo, faremo un muscolare che lavora 45 secondi per esercizio e abbiamo 15 secondi di recupero, quindi un minuto in totale, più o meno 30 minuti. Cercherò di spiegare gli esercizi che man mano andiamo a fare già nei 15 secondi, se no mi venite dietro, soprattutto per i nuovi, venite dietro. L'ideale è poi magari valutare un momento con un po' più di tranquillità anche di vedere gli esercizi insieme, gli esercizi da evitare di sforzare e crearci dei danni che poi ci portiamo nel tempo, ok? Quindi gli esercizi diciamo più semplici come le figure più semplici sempre utilizzate come lo squat piuttosto che push-up piuttosto che dei plank eccetera. Io poi cerco di spiegarli nei 45 secondi che siamo lì, però poi magari li vediamo un momento con calma. Ok, ragazze, io vi faccio mettere in muto se non siete ancora in muto e vi auguro un buon allenamento, metto visto operatore e se volete oscurarvi, oscuratevi, se no rimanete in video, non dovrebbero esserci grossi problemi stamattina. Sono un po' scollatina, che è sta canottiera che va giù così? Ok, idratazione a portata di mano che nei 15 secondi avete la possibilità di bere. Intanto facciamo un pochino di riscaldamento, qualche minutino e poi si parte. Allora ci muoviamo sul posto, andiamo in affondo laterale, mentre lo facciamo così spiego già il discorso affondi. Mi raccomando, quando andiamo a piegare, il ginocchio sempre non supera la punta del piede, quindi non lo sforzo in avanti. Voi continuate intanto nell'esercizio. Quindi non sforzo e non vado con la punta oltre il piede. Andiamo dall'altra. Idem, adesso stiamo facendo un mezzo affondo, quindi non vado del tutto giù. Cerchiamo di fare sempre gli esercizi in modo più perfetto possibile, diciamo, per evitare, appunto, come dicevo, nel tempo magari di crearci delle problematiche alle articolazioni. Piuttosto meno nei 45 secondi, nel caso di oggi, meno esercizi più fatti bene. Ok, perfetto. Steppaccio. Andiamo in calciate i glutei, andiamo bene. Ok. Slancio in avanti della gamba, proviamo a incrociare, slancio e incrocio. Lanciamo anche qui bene, facciamo lavorare il ileo. Cerchiamo anche sempre di coordinare la respirazione, quindi non andiamo in apnea, cerchiamo di utilizzare sempre una respirazione il più coordinata possibile. Spingo fuori. Inspiro sempre quando sono nella fase di relax e butto fuori quando sono nella fase di sforzo. Andiamo nello squat. Allora, nello squat, movimento bene, piegamento, libello ginocchio per farlo completo. Vengo su, retroversione del bacino. Quindi spingo giù, facciamo qualche bel movimento. Butto fuori. Ancora uno. Ok. Sempre
touch. Un po' di rotazione delle braccia nel frattempo, quindi coordiniamo. Continuate nella rotazione, vado solo a prendermi il caricabatterie che stamattina me lo sono dimenticato. Rotazione, ne fate 10 in avanti e 10 dall'altra parte. Arrivo subito. Eccomi, se no tra un po' si spegne tutto e non mi vedete più. Continuate nelle rotazioni. Se avete finito, rotazioni spalle. Siamo. Se avete terminato, facciamo ancora rotazione, scusate, spalle, in avanti. Ok, dall'altra. Ok, benissimo. Rotazione del busto e partiamo. 1, 2. 1, 2. Ok, per una volta. Bene. Pronti? Allora, partiamo con un plank. Braccia distese, quindi non appoggio gomito. Metto subitissimo il nostro cronometro che parte e partiamo con 45 secondi di lavoro. Chi ha appena iniziato non dovesse riuscire a tenere 45 secondi, non importa. Si interrompe a metà e fa una pausa un pelino più lunga. Ok, 10 secondi, intanto ci posizioniamo planca. Quindi mani, livello spalla, sedere non va giù così. Rimane sostenuto e partiamo. Alzo qui un po' il volume, se no non si sente. Quindi rimaniamo in posizione 45 secondi. Il collo lo tenete anche sostenuto. Siamo a metà. Il sedere non va così assolutamente, ma rimane in posizione, quindi sostenuto dal corpo, dagli addominali, dai dorsali. Ok, 15 secondi di recupero, metto tutto volume così sentite anche voi e passiamo ai knee push-up, quindi appoggio ginocchia, facciamo il push-up plastico. Apertura a livello spalla o leggermente fuori e scendo bene giù e comincio. Anche qui il sedere non va su, non va giù, ma in linea col busto, lavorano bene le braccia, ma anche l'addominale. Braccia vanno piegate. Dentro, nel senso che non vanno fuori, se no ci spacchiamo le spalle. Non so se le vedete, piegano indietro, ok? 10 seconds. Secondi di recupero, poi andiamo in camminata granchio, quindi ci posizioniamo in squat e facciamo camminata avanti e indietro, posizione squat, il più basso possibile. Ok? Quindi squat e cammino, ok? Cercando di mantenere la posizione di squat, quindi il livello del sedere più basso possibile. Ginocchia che non superano anche qui la punta del piede. Ok? E cammino sul mio tappetino. Qui siamo a metà, chi è stanco può fermarsi, recupera, se riuscite fate un recupero attivo, cioè non ferme, ma sciogliete le 10 seconds. gambe. 10 secondi,
togliamo 15 secondi, facciamo dei salti pliometrici in avanti, quindi saltelli e skip di corsa indietro, ok? Sulla punta dei piedi, ok? Saltelli, skip, skip, indietro. Salto e vado indietro. La lunghezza del tappetino. Chi non vuole saltare, lo sa che può camminare eventualmente e poi gli fa lo skip. Oppure può fare doppio skip. Ok, scegliamo e andiamo in un jump squat e affondi alternati posteriori. Quindi scendiamo squat, jump, affondo posteriore. Jump, affondo e affondo. Cerchiamo di fare un affondo, tocco ginocchia. Jump, affondo, affondo. Di nuovo. Jump, affondo, affondo. Halfway there. Ok, tocco, tocco. 10 seconds. E giù, ancora, jump, scendo e scendo. Ok, recupero e andiamo a fare lo sprawl, quindi in posizione di plank, spingo indietro le gambe e ritorno su saltino, ok? Via, spingo, ritorno, salto, spingo, ritorno, salto. Se non fate il salto indietro, camminate indietro, va benissimo. In questo modo vado, ritorno, salto. Saltello, non lo stavo dimenticando il saltello. 10 seconds. Ok, recuperiamo e andiamo in primo plunger, quindi in posizione di plank spingo lateralmente le gambe, prima una e poi l'altra. Plank, spingo, spingo, contraggo gli addominali, inspiro, butto fuori. Halfway there. Ok. Bingo. 10 seconds. 10 secondi. Ancora una. Ok. Recupero. Scegliamo. Adesso andiamo a fare un knee to squat. Ok? Quindi ci mettiamo in ginocchio e cerchiamo di salire in squat, scendiamo e saliamo dall'altra. Squat, scendiamo e saliamo dall'altra. E rimaniamo in posizione squat, senza salire, ok? Dall'altra. Lavoro molto con quadricipite. Dall'altra. Ovviamente anche gli addominali, se non sono ancora molto preparati, un po' più di fatica. Però cominciamo a farne anche solo 10 e già
abbiamo fatto meglio ora. Allora andiamo adesso a fare uno Spider-Man e poi recuperiamo un minuto, ok? Allora spingo senza appoggiare, spingo laterale senza appoggiare, ok? Lateralmente spingo, spingo. Spingo. Spingiamo bene, ragazzi. Pochi, piuttosto. 10 seconds. Ma fatti bene, ok? Ok, recupero un po' più lungo, potete bere. E poi ripartiamo con un plank di 3 appoggi. Ok, avete ancora un po' di recupero, tanto sciogliete, bevete, idratatevi. La mattina potete optare o per una soluzione salinica oppure anche con un bruciagrassi per chi deve andare a lavorare un pelo in più sulla perdita del grasso corporeo. Ok, andiamo in quasi lavoro, siamo 15 secondi dall'inizio. E partiamo con un plank in 3 appoggi, quindi appoggio, alzo e alzo, ok? Posizione, e iniziamo, alzo in avanti e alzo. Cerchiamo sempre di lavorare su un corpo che rimane in linea e retto, che non dondola troppo. Quindi faccio un passaggio sì da una gamba all'altra per poter sollevare il braccio, però non deve essere una roba tipo una foca che si rotola. Dobbiamo cercare sempre di fare movimenti il più tranquilli possibili, da non sconquassarci la schiena, ok? 10 secondi, lavoriamo, teniamo. Ok, benissimo. Togliamo 15 secondi. Poi andiamo a fare tutt'altro, quindi tocchiamo caviglia dalla posizione in plank a V, ok? Quindi posizione a V, comoda, spingo e ritorno, spingo e ritorno, sempre in movimento, faccio una V e ritorno, appoggio sulle braccia. Tocco la caviglia. Bene. 10 seconds. Ok, recupero. Bene, andiamo avanti. Passiamo dall'altra parte, giro i fogli se non mi dimentico. Facciamo la stessa cosa, però in appoggio, in alzo gamba, quindi scendo e scendo, scendo e salgo, ok? Lavoriamo un po' sui glutei. E ovviamente le braccia comunque continuano a sostenere bene l'addominale, contratto, inspiro, butto fuori, ok,
recupero, andiamo in di push up, quindi cerchiamo di spingere ben indietro la schiena, ok? Quindi una specie di pompata a terra e ritorno, ok? Tra braccia che tengo distese, sempre piano piano, metto la testa tra le braccia e scendo, spingo tra le braccia Halfway there. e scendo, spingo e scendo. 10 seconds. Ti avevo freddo stamattina, non credo che sia più così adesso, eh? Ok, benissimo. Andiamo adesso di nuovo in plank con rotazione. Stiamo lavorando molto sul sostegno braccia oggi. Quindi, di nuovo plank e ruoto. Guardo in alto, guardate in alto la mano. Che si sposta, ok? Sposto anche il peso da una gamba all'altra, vado in rotazione del Halfway there. busto. Bene, sostegno addominale. 10 seconds. Contrarre glutei e addome. Ok, recuperiamo. Andiamo adesso a fare un lavoro di doppia coordinazione. Quindi in appoggio gomiti a questo punto. Quindi appoggio e cerco di alzare piede e mano. Ok? Molto tranquillamente. Se non scivola. Il tappetino come a me, che dire che ho preso già un antiscivolo. Halfway there. Ok, bene, appoggio, 10 seconds. ok. Recuperiamo, andiamo a fare l'ultimo, un po' più impegnativo sulle braccia, che è il dips, e poi facciamo un po' di recupero. Allora, dips senza estensione, piego solo le braccia dietro, rimango rilassata nella parte addominale, nel senso che lo sostengo ma non vado su in estensione, piego solo le braccia dietro per far lavorare i tricipiti. Halfway there. Se volete appoggio tallone, rende un pochino più complicata la faccenda. 10 seconds. Sentite come bruciano. Ok, recuperiamo, facciamo un minuto, bevete. Bevete ancora con tranquillità. Poi ripartiamo con il side plank da una parte e dall'altra. Vedete con tranquillità, sapete che dopo l'allenamento chi vuole mantenere la massa muscolare che si va rompendo e si deve ricostruire ha bisogno di mangiare un apporto proteico, onde evitare che poi non vediate risultati di tonificazione, quindi mangiare sempre proteine dopo l'allenamento.
Abbiamo ancora 15 secondi e andiamo in side plank. Lavoriamo un po' sull'obliquo, ok? Saliamo su e rimaniamo in sollevamento laterale. Tenete bene il supporto del braccio, guidatelo col corpo in modo che non stia tutto sul gomito, ok? Halfway there. Siamo a metà, se qualcuno ha le prime armi può anche sospendere un attimo e poi riprende col secondo. 10 seconds. Ok, facciamo dall'altra parte. 15 secondi di recupero. Bene, appoggio gomito. Gomito. Comunque tenete l'avambraccio, inteso in quel senso. Ok, via. Halfway there. Ci siamo, dai metà. Seconds. 10 secondi, inizia a tremare un po' il corpo, non preoccupatevi. Ok, recuperiamo 10 secondi, andiamo a fare un po' di lavoro sull'addome e spingiamo con il Superman, ok? Quindi andiamo sempre su, spingiamo bene glutei, braccia, gambe vanno su, leggermente divaricate le gambe, spingiamo, recuperiamo anche il fiato e lavoriamo sui lombari Halfway there. e dorsali, spingere, Ten seconds. benissimo, passiamo un pennino sulla parte alta. Scusate, in piedi, ma sulla parte bassa e andiamo a lavorare in squat tranquillo, Quindi scendo bene e vado su. Scendo bene e vado su. Ok? Retroversione del bacino e antiversione mentre scendo. Quindi bacino ruota in dentro e ritorno in su. Halfway there. Andiamo bene a spingere. Ten seconds. Ok, facciamo un affondo anteriore, quindi andiamo a fondi alternati in avanti. Quindi, attenzione anche qui, scendo, ginocchio non supera la punta del piede, ritorno, scendo, ritorno, scendo, ritorno, busto eretto, se vedete che il piede e il ginocchio va oltre la punta, cercate di andare un po' più indietro col busto e allargare un pochino di più. La falcata è discesa. Ten seconds. Ok,
sciogliere. Andiamo in camminata squat e facciamo dei trap squat. Due passi, saliamo e riscendiamo. Ok? Facciamo uno squat in con gambe chiuse. Ok? Scendo e poi uno, due, risalgo. Scendo, uno, due, risalgo. Squat in, bene giù, crab squat, salgo. Di nuovo, salgo. Halfway there. Salgo. Salgo. Ancora. 10 seconds. Salgo. Salgo. Facciamo ancora meno uno. E salgo. Ok. Scendiamo. Facciamo l'ultimo lavoro in affondo laterale. Facciamo al fondo alternato, quindi scendo, salgo, scendo, salgo, ok. Halfway there. Ok, 10 seconds. 10 secondi. Ok, facciamo un po' di scioglimento, un po' di corsetta sul posto. Continuate a correre sul posto. Allora, il fiato dovrebbe essere regolare perché non abbiamo fatto lavoro cardio, quindi se invece avete il battito cardiaco un pelino salito, fate dei bei respiri profondi. Ok, step touch, inspiro e butto fuori. Sciolgo. Ci fermiamo, piano piano andiamo in rotazione in avanti, facciamo un po' di stretching, mettiamo fuori, inspiro, dall'altra. Spalle vanno verso l'orecchio, inspiro, butto fuori. Mentre inspiro, gonfio la pancia, sgonfio la pancia. Gonfio, sgonfio. Ancora una volta. Ok. Dei bei respiri, intrarotazione delle caviglie, incrocio e scendo giù. Quindi inspiro, metto il mento nella fossetta e butto fuori. Tengo su. Dall'altra. Metto bene il mento, inspiro, butto fuori, presto, poi inspiro, butto fuori, apro bene spalle. Ok, ci mettiamo in posizione, lavoriamo sul braccio, distendo bene. Mano aperta. Andiamo.
andiamo sul deltoide, quindi spingo, gomito contro pugno, livello mento. Scendo, andiamo dall'altra, spingo bene. Ok, deltoide. Ok, scendo giù, andiamo a divaricare un'extra rotazione delle caviglie, oltre le spalle, scendiamo lateralmente, resto. Torno, stessa parte, scendo in piegamento laterale, affondo laterale, ruoto il piede, ruoto la testa, bene il collo verso la spalla e scendo. Ok. Ritorno col collo, piedi paralleli, rientro, andiamo dall'altra, discesa laterale, ok, andiamo in affondo, scusate, affondo. Voltiamo il piede, collo spalla e spingo. Ok, ritorno. Lavoriamo ancora un attimo sui quadricipiti. Su, andiamo bene. Andiamo a fare un'altra posizione, saliamo piano piano, se avete una sedia vi tenete. O un muro. Ok, ritorniamo dall'altra parte. Scendiamo, tenete bene piede appoggiato, coordinazione, inspiro. Ora il gluteo, la buona caviglia, polpaccio, interno coscia. Benissimo, sciogliamo, andiamo sulla punta del piede. Ok, dai ragazzi, abbiamo finito. Facciamo ancora solo un po' il collo. Continuiamo il lavoro di prima sulla spalla. Spingo, resto, inspiro. Mezza rotazione, andiamo dall'altra. Ok, ancora una volta. Ok. Ottimo lavoro, ragazze. Brave, ben muscolare anche stamattina. Bevete, mi raccomando, colazione. Vediamo un po' com'è andata. Tutto a posto, siete tutte vive. Capo scuola, ciao a tutti. Ciao, ciao. Tutto bene voi ragazze? Bene, bene. Bene, Sofia, com'è andata? È andata molto bene. Ottimo. Anche se quando dicevi non fate le foche, io mi sentivo proprio una foca.